Silvia. Lei, Pietro, come mai a Torino? Sono venuto ieri da Ivrea col mio amico Nigre. Lo ricordi? Certo, ma si accomodi. Mi dai del lei? È una novità? Già, è una novità. Silvia, che è successo? Non ci vediamo da 6 mesi, ma è come se fossero passati degli anni. Infatti. Sei diventata più carina. Sono cambiata, Pietro. Cambiata? Cambiata. Vuoi dire che non mi vuoi più bene? Mi sposo, Pietro. Ah. Benissimo. E con chi? Con uno della mia stessa condizione. Un profugo, uno dei tanti, un operaio. Lo ami? Cosa te ne importa? Ritorni a darmi del tu, meno male. Sono contento, sai, che tu sia felice. Ma questo non ci può far dimenticare che... Io ho dimenticato tutto. Silvia. No, Pietro. Ora non sarebbe onesto da parte tua. Il cambio della guardia. Senti, lui... Va, Pietro. È meglio. Ma... È meglio. Allora, auguri. Questi li puoi accettare? Perché egli ha inventato la storia del fidanzamento? Perché così non avrà rimorsi. Tanto fra noi era una cosa impossibile. Impossibile? Perché? Impossibile. In 6 mesi che è stato via, non mi ha scritto nemmeno una volta. E tu gli hai scritto? Sì. Ma non ho spedito mai. Era inutile. Oh, Silvia, Silvia, oh, non fare così. Al tempo, cara contessa, il tempo. Avete tutta colpa del tempo. Che scusa. Prego, prego. L'altro ieri il termometro segnava 3 gradi sotto zero. Davvero? A Pinerolo c'è stata una scossa di terremoto. Burrasca in cielo e in terra. Io non so proprio come andremo a finire. Ma speriamo bene. Speruma. È stata la camera ieri, Marchese. Sì. È vero che si sta formando una nuova sinistra capitanata da De Pretis per rovesciare Cavour? Beh, cose che sdiso, contessa. Cose che si dicono, eh? Io posso rispondere soltanto del mio gruppo. 64 deputati. Però... Noi siamo l'opposizione.
opposizione, ma di quell'altra opposizione, dei ratazzi e dei De Pretis, noi non sappiamo mica niente. Intendo dire ufficialmente. Ufficialmente. Mi hanno detto. Scusa, mi hanno detto che in luglio Cavour, di ritorno da Plombières, si è fermato a Locarno da Brofferio, repubblicano. Esatto, alle proprie parenne, contessa. Cavour traffica con tutti, repubblicani, mazziniani. Ma non è un uomo. No. È un camaleonte. Ecco, ecco. Tratta con Napoleone III e poi con i mazziniani. E si dice fedele a Vittorio Emanuele. E poi vuol vendergli la figlia. Oh, ma quello non lo permetteremo, noi altri piemontesi. No. Sa fille, jamais. Oh, je l'espère bien. Ma, contessa, ma lei non era, come suo fratello, una fervente ammiratrice di Cavour? Mi ha tradito. No, per carità, niente più Cavour. Fatelo cadere, farete un piacere anche a me. Hai visto, zia, c'è anche Ignazio. Era di picchetto, ma si è potuto liberare. Mi fa piacere. Ho trovato un collega compiacente. Tanto meglio. E cosa si dice a Racconigi, contessina Maria Clotilde? Lei che viene di là, cosa lecca fa la nostra principessa? Studia, lavora, come al solito. E di che lo meritel? Très bon comme toujours. Et pas de nuages en vue de cette alliance avec le cousin de l'empereur? Io non ne so niente. Vogliamo sederci? Vieni. Prego. Ugo. Grazie. Il cavaliere Costantino Nigra e il conte Pietro di Collere. Ah, oh, c'è Nigra. Contessa, perché? Mi raccomando, non parli male di Cavour in presenza di Nigra, eh? Ne so se fa. Cavalier Nigra, caro Pietro, accomodatevi. Conte. Irene, vorrei che m'ascoltasse. È lo stesso discorso che mi ha fatto al ballo a Vineria? Beh, io... Ho capito. Ma la risposta è sempre la stessa. No? No. Sì, sì. Ahimè. È vero che lei deve tornare a Parigi? Lo sento ora per la prima volta da lei. No, io credo invece che resterò a Torino. Mi fa piacere. Sì, ci sarà presto un ballo a Racconigi. Pietro? Finalmente, era scomparso. Ah, lo ha notato, Irene. Ne sono lusingato. Vuole dei complimenti? Ma io preferisco riceverli che farli. I complimenti non l'hanno ancora stancata? Chissà quanti ne riceve. Papà chiacchiera sempre troppo. Cavaliere, il signor Conte l'attende nello studio. Sì, venga, Nigra, l'accompagno io. Oh, no, naturalmente. Sì, ma lei era confinato laggiù in campagna. Irene, credo che d'ora in poi verrò più spesso a Torino. Adesso ci siamo macchiati, ne contessa. Colleretto, perché non ci dice le ultime notizie in politica? Oh, Mia cara, quando si tratta di politica, io mi unisco a voi. Brava, questa. Adesso sentiamo che cosa ci dice. Allora, cosa casdisa Plombières? Caro Marchese d'Inghilterra. Nigra le avrà detto qualche cosa, è tanto suo amico. Già. Veramente abbiamo parlato di tante cose, ma il nome di Plombières non è stato fatto. Tutti stanno parlando di questo famoso incontro tra Cavour e Napoleone III a Plombières e voi non ne avete parlato. No,
Abbiamo parlato d'altro. Ma sei tranquillo. La sua opinione personale. Senta, vogliamo sentire. La mia opinione vale ben poco. No. E va bene, se proprio ci tenete vi dirò che Cavour è stato abile come al solito. Oh sì, abile. Ma camaleone. Punti di vista. Io credo che gli pensi di utilizzare qualsiasi elemento che giudichi utile alla causa dell'unità italiana. Senza badare ai mezzi? Appunto, tenente, senza badare ai mezzi. Già. E il Papa? Con questa unità d'Italia vorreste cacciare il Papa dal Vaticano? Ah, ma la vedremo, la vedremo. Sapete che vi dico? Cavour, con la scusa dell'unità, tradisce. Continuate. Di che stavate parlando? Di moda. Già. Le mode cambiano sempre. Sì, ma la bellezza resta, Marchesina. Ah, quella non cambia mai. Amici, vi ho preparato una sorpresa. Ah, sì? Luisa? Sì. Luisa? Oh! Carina, Lei che può tutto, Nigre. Chi le ha mai detto una sciocchezza simile? Nessuno, ma io so che è vero. Ebbene, cerchi di mandare a monte questo matrimonio politico tra il cugino di Napoleone e la figlia del nostro re. E perché mai? Perché secondo me i matrimoni dovrebbero essere soltanto d'amore. E chi le dice che la principessina non possa amare il cugino dell'imperatore? Ma non lo conosce nemmeno. È già così difficile amare chi si conosce. Cosa avrà da dire in segreto a Nigra la piccola Barbie? È gelosa? Io? Gelosa, no. Lei vorrebbe vedere tutti ai suoi piedi. Tutti no, sarebbero troppi. Solo qualcuno. Nigra, tra questi. E perché no? Nigra è un bell'uomo. Non è nobile, ma a volte la bellezza. Ma lei, mi hanno detto, ha perduto la testa per qualcuna che non è nobile. Pettegolezzi, acqua passata. Comunque, la mia testa l'ho ritrovata. Se non altro per ammirare lei. Il re vuole molto bene sua figlia e non la sacrificherebbe a nessun costo, neanche per l'unità d'Italia. E le sembra giusto, signorina? A me sì. Lei che cosa sacrificherebbe, per esempio? Tutto. Ma a me non chiede niente nessuno. Mi scusa lei con gli altri? Devo proprio andare. No, la prego. A presto. Abbiamo scambiato una parola in tutta la sera. Che scusa, contessa. Cosa c'ha lei? Verdi? Marchese. Eh? Chopin. Ma sbiava con visto lei chi era. Malia? Sono sì. Due caffè.